Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stavo scrollando la pagina trending e ho visto un sacco di canali che non conosco, letteralmente di cui non avevo mai sentito parlare, a parte alcuni. Alcuni li conosco per nome, ma non ho mai guardato i video di questi youtuber e lo so, scusatemi. Tantissimi sono super super conosciuti e sono sempre sulla trending page. Il fatto è che c'è questa idea che noi youtuber conosciamo tutti gli altri youtuber perché passiamo tutte le giornate a guardare video. Il fatto invece che noi youtuber passiamo tutte le giornate a creare video e a malapena abbiamo il tempo per guardare i nostri video, quindi almeno per quanto mi riguarda non ho mai letteralmente tempo per andare a guardare i video degli altri, quindi non è una cosa che ho fatto con cattiveria o perché voglio, non lo so, insomma non è una cosa fatta con cattiveria, è proprio che non ho tempo per scoprire tutti gli youtuber che ci sono, ormai ce ne sono tantissimi, bravissimi, eccetera eccetera, quindi ho pensato che potrei fare un video reazione in cui appunto assieme a voi per la prima volta vedo i canali di questi youtuber e guardo i loro video e vi dico e vi faccio vedere le mie reazioni in diretta, insomma. Mamma mia, sono emozionata perché non ho mai fatto un video del genere, non voglio, ho paura un po' di cosa succederà perché tutti mi diranno perché non hai mai visto i video dei me contro te, sei fuori di testa, Nicola. Lo so, sono probabilmente l'unica che non ha visto i video di tutti questi youtuber di cui oggi parleremo, però perdonatemi, è che appunto non ho proprio il tempo materiale nemmeno di guardare gli youtuber a cui sono iscritta, quindi figuratevi se ho il tempo per guardare gli altri youtuber. Magari li ho visti a qualche evento, però tipo non ho mai visto i loro video, lo so, è assurdo. Comunque oggi recupererò e rimedierò. Iniziamo con uno youtuber, e ci saranno sia youtuber italiani che youtuber international, insomma, perché no, vogliamo mixare un po' il tutto. Primo youtuber di cui io letteralmente non ho mai visto un video, ho sempre sentito questo nome, so che è molto conosciuto in tutto il mondo e fa make up, so anche che c'è del dramma perché tipo non si è comportato bene a una convention con dei fan, non ho ben capito. Comunque il primo è Patrick Star e quindi andremo a, non so nemmeno come si scrive, però appena scrivo Patrick mi esce Patrick Star. Ok, che dovrebbe essere questo. Beh, allora da qui sembra veramente molto molto bravo a truccarsi e wow. Qui c'è un video musicale, Got the Glam Official Music Video, che tra gli ultimi video è quello che ha fatto più visualizzazioni, 2 milioni e 2, vediamo un po'. Oh mio Dio, questo è fuori come un balcone, ma è fichissimo. Video musicale fatto benissimo, veramente veramente bravo, è bravo a truccarsi, è figo lui. Oh, I'm the queen but you already knew I'm glamorous. Sì, mi piace Patrick Star, mi piace il suo mood, mi piace questo swing, questo suo essere sopra le righe e non fregarsene. Mi piace Patrick Star. Appunto, non so niente del drama, eccetera, non so che cosa sia successo, eccetera. Però mi sembra molto molto figo, devo dire la verità, molto molto bravo. Vediamo un altro video, Valentine's Day Makeup Transformation. Allora, Chubby Brown T-Swift. Ok. Chubby Brown T-Swift. No, vabbè. Hey guys, Patrick Star, welcome back to my channel. So today I have a very fun video. Ok, questo make up di San Valentino è bellissimo. Mi piace molto come sta lui biondo e tra l'altro non so se questa è una parrucca, ma è fighissima, cioè è strafigo. Tra l'altro quanto mi manca questo taglio di capelli, ce l'avevo anch'io e mi manca un sacco. Il problema è che poi quando vai a tagliare i capelli ti mancano i capelli lunghi, quindi non so mai che cosa fare. Ma mi piace un sacco, mi piace il fatto di aver messo questo eyeliner tutto glitterato, però comunque non è troppo esagerato questo look. Bellissime le labbra, bianchissimi i suoi denti, bellissimo lui, cioè io sono innamorata. Oddio, oddio, il primo mi ha letteralmente, cioè mi ha scioccata decisamente, perché non sembra lui quando ho fatto vedere il primo, oh my god. Wow. Sì, devo dire che è veramente, veramente bravissimo, cioè sopracciglia, on point,
occhi, ombretto, ciglia, labbra e base, cioè cavolo, è perfetto, cioè posso andare a vivere a casa sua e rubare tutti i suoi trucchi del vestito, tutti i suoi trucchi di make up, vi prego, voglio che mi insegni perché è, cioè, regina di tutti i makeup artist. Vabbè, io a questo canale, ragazzi, mi iscrivo subito a 4 milioni di iscritti, che sinceramente mi sembrano pochi per lui. Iscriviamoci al canale di Patrick Star, perché secondo me è fantastico, cioè dal video musicale io sono rimasta entusiasta, mi piace troppo, quindi subscribe. Poi qua sotto vedo tra i suggerimenti Manny Mua, makeup artist, e andrei a vedere lui perché ne ho sentito tanto parlare, l'ho visto in qualche video, non so se di Shane Dawson, l'ho visto nei video di qualcuno, però non ho mai guardato un suo video, mai, quindi direi che è arrivata l'ora di farlo assieme. Ragazzi, che cosa ne dite? Andiamo a vedere, 5.3 milioni di iscritti, wow. Andiamo a vedere i video più visti di Manny, voglio vedere uno dei suoi video più cliccati, uno dei suoi video più famosi. Oh, ok, ha fatto un video con il fidanzato di Jeffree Star, lui lo conosco. Miranda Sings, anche lei la conosco. Oh, ha fatto anche un video con Simply Nailogical. Ok, praticamente sono l'unica che non ho mai visto questo canale. World's First Foam Foundation. Ha fatto un video con Jeffree Star, ma so che adesso non si possono vedere, si odiano e si lanciano frecciatine, che ragazzi, non abbiamo mica 12 anni, cioè vi prego, riprendetevi. Qui cerca di seguire un tutorial di Jaclyn Hill. Vediamo. Allora, posso dire che da struccato è veramente molto molto carino. Devo dire, è un bel ragazzo, non lo so, forse sono l'unica, non lo so, a me piace, è veramente un bel ragazzo. Questo video ha 4.836.000 like e 100, no, views e 194.000 like, ragazzi, wow. Ok, ho fatto un salto a quando i suoi occhi sono già perfetti e devo dire che sa truccarsi benissimo, cioè il suo eyeliner potrebbe uccidere qualcuno, per quanto è affilato. L'ombretto bellissimo, so che qui sta riproponendo, ricreando un make up di Jaclyn Hill, quindi il make up sarebbe suo, di lei, però vedo che lei sugli occhi ha un po' più di verde, quindi deve averlo fatto un po' a modo suo. Labbra pazzesche, bellissime, non so perché ma mi piace questo contrasto, tra l'altro ha gli stessi orecchini di Tomas, tipo, ma mi piace questo contrasto barba però trucco, non lo so, cioè secondo me è sexy lui, mi piace, non lo so, è figo secondo me, ragazzi, cioè anche questa pettinatura, mi piace Manny, mi piace, appunto non so niente delle frecciatine con Jeffree Star, tutti quei casini e i drama e tutte ste robe tra di loro lì, non lo so, però secondo me è carino e molto bravo. A questo punto io andrei a vedere uno youtuber italiano, così switchiamo un po', andrei a vedere i me contro te, io so che sono conosciutissimi, ragazzi, li vedo sempre nella trending page, non ho mai visto un loro video, non sto scherzando, non ho letteralmente mai visto un loro video, non so chi siano, non so come si chiamino, non so che tipo di video facciano, mi sembra video tipo comici, la palla piena d'acqua più grande del mondo, 2.742.000 iscritti, quindi direi parecchi, tantissimi. Oh, ok, beh, il banner del loro canale è molto carino con questi due chihuahua, ci piace, e andiamo a vedere, ignoro la mia ragazza per 24 ore, scherzo, ok, questo deve essere carino. Mi sembrano molto sopra le righe, molto energetici, ma almeno lui come apre i video, mi ricordo un po' Rylan Adams, il fidanzato di Shane Dawson, anche lui apre i video così molto, però sembra molto simpatico. Ho intenzione di farle uno scherzo, cioè non mi perdonerà mai più, cioè non proprio mai, già ieri alla notte. Ah, ok, allora, sono fidanzati, ok, perché non sapevo se fossero fratelli, amici, insomma, sembra, sì, beh, ignoro la mia ragazza 24 ore, Nicole, ce la puoi fare. Ok, sono fidanzati, vediamo un po' come si evolve questo scherzo. Ma hai intenzione di non parlarmi per sempre?
Poi non lo so, se ti sei sentito offeso, se è successo qualcosa, ti chiedo scusa. Cosi! Lui, io non lo so cosa gli sta succedendo stamattina. No, dai, smettila di riprendere. Allora, qui lui, ok, sta ignorando lei per tutto il giorno. Non so, però posso dire che secondo me lei sa che lo sta facendo per un video, perché comunque ha la videocamera puntata lui, no? Quindi secondo me lo sa che è uno scherzo, quindi io penso che sia molto controllata, altrimenti si sarebbe arrabbiata molto di più se non ci fosse stata la videocamera, almeno io penso. Però è un bellissimo scherzo, una bellissima idea questa. Sto vloggare! Io sto vloggando! Ciao a tutti, tu e lì! E io sono lui! Io, che ci vedi? Problemi. Forse lei pensa che si tratti di un vlog malefico lui, però, eh? Non mi rispondi, cosa è successo? Era un bug, un ignore e te ne vai. Beh, devo dire che questo è veramente, veramente carino. Veramente, veramente carino questo scherzo. E... carina lei, però secondo me quando aspetta la videocamera se l'è presa di brutto lui. Ragazzi, io sono veramente allibita, non so. Ok, no, questo video era veramente carino, mi è piaciuta l'idea, mi è piaciuto lo scherzo, qui c'è anche il gatto Demer, sta passando. Ciao gatto Demer! No, veramente carino, poi guardiamo la palla piena d'acqua più grande del mondo che questo ispira, Uno, ciao! Ok, forse per me sono un po' troppo energetici questo inizio video. Ah, cioè mi prendo un po' un infarto. Oh, che carina anche la maglia con i due chihuahua che sono sul banner del canale. Che carino. Iniziato la sfida, dovrà farla scoppiare. Quindi 3, 2, 1, fammi vedere cosa sai fare. No vabbè, la palla piena d'acqua più grande del mondo vorrei averla anch'io, perché sembra divertentissima, è una figata, è un po' squishy, un po' slimy, un po' antistress, no? Mi piace questa cosa, hanno delle bellissime idee, devo dire, e sono simpatici loro e molto carini. E voglio vedere, esatto, le anteprime dei loro video sono studiate benissimo. E sono truccarsi sott'acqua, voglio farlo anch'io, l'ho visto su un canale americano e voglio farlo anch'io. Molto molto belle le anteprime, molto carini loro e vedo che hanno anche molto successo, quindi meritato, insomma, sono molto carini e... Oh, viviamo 24 ore al contrario. Oddio, mi sa che qui l'idea l'hanno presa da me. No, non lo so, però mi farebbe piacere sapere che guardano i miei video, sono molto carini. Fare qualcosa di non pazzo, non strapazzo, di più, qualcosa di super figo che per ora sta andando di moda e che tutti stanno facendo. Infatti, oggi non andremo a vivere la nostra giornata come al solito. Sta andando di moda e tutti stanno facendo e mi sa proprio che la prima che l'ha fatto in Italia sono io, non ci posso credere. Mi fa molto piacere e... davvero carino vedere che l'hanno fatto anche loro e niente, evidentemente ho avuto una buona idea, ma mi piace lanciare questi tag carini loro, mi piace questo canale e so che piace molto anche a voi evidentemente, perché hanno un sacco di visualizzazioni, un sacco di iscritti, quindi bravi e poi sono anche giovani, quindi double thumbs up. Poi un altro canale che vedo spesso nella trending page, almeno mi sembra, sì, di vederlo spesso, è The Show, e qui io non ho la minima idea di chi siano, cosa sia questo canale. 2.335.000 iscritti. The Show importa in Italia sul colco dell'esperienza americana scherzi ed esperimenti sociali, quindi vabbè, anche loro fanno scherzi e roba del genere. Andiamo un po' a vedere il loro suo canale. Ok, sono due ragazzi. Chiedere ai francesi perché non usano il bidet è fantastico, è fantastico. Ma non è che solo i francesi non lo usano il bidet, non lo usa nessuno, ragazzi, cioè. Se lavabo, qu'est-ce que c'est précis? Ah, ok, pensano che sia un PC e un lavandino, benissimo. C'est un bidet. Super. C'est pipì, lave la main, lave le toilette. Qu'est-ce che c'è? Oh, i francesi pensano che si faccia la pipì e ci si lavi le mani nel bidet, oddio. Sono scioccata. Cosa serve? Se lave le pie. A lavare i piedi serve? No, vabbè ragazzi, io non ci posso credere, no. Comunque loro carini, figo il programma, cioè il programma, figo il canale,
simpatici loro, beh, hanno 2.3 milioni di iscritti, quindi meritatissimi direi. Molto molto carine le idee, anche se come hanno detto nel trailer le hanno prese dagli americani, da canali molto conosciuti, però anche loro sono bravi a riproporle le cose, perché puoi copiare gli americani fin quanto ti pare, ma se non sei bravo tu non hai successo, e loro invece sono molto molto bravi. Posso fare però una critica che è molto costruttiva, perché sono davvero molto bravi loro, però hanno non hanno delle anteprime tanto accattivanti nei loro video, perché i video sono talmente fighi che potrebbero fare delle anteprime molto più fighe per rispecchiare la figaggine del video. Non so se rendo l'idea, cioè secondo me potrebbero fare di meglio con le anteprime. Ragazzi, se avete bisogno di un consiglio scrivetemi, chiamatemi, no, però davvero potrebbero migliorare le... Io adesso non voglio dare consigli perché non sono nessuno, e loro tra l'altro sono hanno molti molti più iscritti di me, però secondo me potrebbero rendere le anteprime ancora più fighe, perché i loro video sono davvero davvero carini, almeno quello che ho visto. Sono bravi, mi piacciono. Andiamo a vedere 15 battute squallide che un vigile non deve fare. Tutto in regola? Sì. Sai che devono finire i benzinai quando muoiono? No. Il paradiso! Oh mio Dio, che poi si è vestito da vigile, eppure gli credono, oh mio Dio. Chissà perché il cinese corre sempre ai semafori? Ah no, lo so. Perché è giallo! Ma dai, ma non si può! Il cinese era pure preoccupato, ha detto oh mio Dio, questo mi dà la multa, no, vabbè, è troppo forte. Dove abita il calcare? Calcare? Sì. Ma il tuo nome è Calcare? Dove abita? Non lo conosco io, Calcare. Via Cal! Cioè, vabbè, ma dove le trovano ste battute? Sono fuori di testa. Che poi se la ride da sola. Ci vuole proprio il balletto. Vabbè, fantastico, fantastico. Questi mi piacciono un sacco. The Show, cioè, fighissimi, bravi, bravi, bravi. Li vedevo sempre nell'home page di YouTube. Non ho mai cliccato su un video, però mi sono persa tanto, perché sono troppo, troppo forti. Poi c'è un altro YouTuber di cui io ho sentito parlare, perché un paio di volte ho fatto i video, mi sa quelli in cui ho fatto compro la cosa più economica da, mi sembra. L'ho fatto con Louis Vuitton, con chi l'ho fatto? Con... cosa ho fatto di Louis Vuitton? Boh, non mi ricordo più. Gucci. E voglio vedere. Ed è Gianmarco Zagato. Mi avete detto che lui l'aveva fatto questo video, anche lui l'aveva fatto prima di me. E però non sono mai andata a vedere chi è sto Gianmarco. Di nuovo devo vedere Zagato. Quindi vado a digitare. Ok, esce Gianmarco Zagato. Andiamo a vedere chi è. Ok, un ragazzo truccato, molto ben truccato, molto molto belle le anteprime, molte visualizzazioni, ha più o meno gli stessi iscritti miei e fa video comici, challenge, un po' di tutto mi sembra, ma molto molto belle le anteprime. Gianmarco Zagato, se vuoi venire da me a creare qualche anteprima, io ci sto, perché mi sembri molto molto bravo. Momo, WhatsApp, non chiamate questo numero. Oh mio Dio, 1 milione di views. Andiamo a vedere. Ancora non riesco a farlo mandare giù. Non ci credo. Ha ascoltato il mio messaggio audio. Ciao a tutti ragazzi. Carino l'intro. Però video di sono già Marco. Nel video di oggi voglio esaudire le vostre richieste che mi avete fatto in tutte quante le lingue, dunque ormai in tutti i social, Instagram, Facebook. Mi avete cominciato a mandare questa foto e di dirmi di fare una ricerca e di parlarvene. A parte il fatto che ansia. E a parte... No vabbè, è simpaticissimo e secondo me potremmo essere amici, non lo so, mi piace, a pelle proprio potrebbe essere un mio amico, mi piace un sacco. Comunque sta foto veramente che ansia, però è interessante sto video, mi piacciono queste cose. Io vi dico solo una cosa, finito questo video vado a cercare Momo su internet, perché sta cosa mi intrippa non poco. Sapete che io con queste cose un po' horror, un po' no, io mi sono appassionata, mi piacciono un sacco queste cose e voglio assolutamente capire chi è sta Momo. Il suo numero di WhatsApp è vera e in questo video parleremo della leggenda, da dove è nata, chi è stato contattato, dei video, delle foto e in più proverò a contattarla. Preparati, oh mio Dio! Per il casino.
se lo sapete di cosa sto parlando? Sto parlando di un... Mi ricordo un po' Shane Dawson nei video, eh? Stessa cosa che ha fatto con Lil Michela, l'ha contattata, eccetera. Non lo so, mi ricorda un po' come stile Shane Dawson i suoi video. E Shane Dawson è il mio youtuber preferito, quindi insomma, sicuramente mi piace molto, molto questo ragazzo. E mi sembra anche molto simpatico. Che inserito su WhatsApp darebbe come foto profilo questa ragazza. E alcuni hanno ricevuto in risposta delle foto non proprio tanto carine da vedere, di gente non proprio tanto viva. Si riceverebbe anche in regalo molte volte una maledizione alla vita. La prima informazione che sono riuscita a recuperare di Momo è del 10 luglio del 2018. Ragazzi, non so se riuscite a vederlo, ma ho i brividi, ho la pelle d'oca. Gianmarco, ti prego, voglio fare un video con te, vi prego, andate sul canale di questo Gianmarco Zagato e ditegli che voglio fare un video con lui, perché è bravissimo, mi piace un sacco. Ma perché non vado a vedermi sti video io sulla trending page, guardo e non clicco? Perché è bravissimo, non lo so, mi sta troppo simpatico, sto video è una figata, voglio fare un video con te, Gianmarco, ti prego, vediamoci, facciamo un video assieme, perché sei bravissimo. Io devo vederlo tutto questo video, cioè ragazzi, non so come spiegarvelo, me lo lascio per dopo, vi giuro, a parte subscribe immediato, tac, Gianmarco, io ti adoro, ti prego, sei stata una scoperta, ti prego, diteglielo che io voglio fare un video con lui, è bravissimo e questo video me lo tengo appunto per dopo, perché voglio troppo vedermelo con calma, perché è una figata questo video. Io aprirò una nuova scheda di YouTube perché non voglio perdere questo video, me lo voglio guardare dopo. I brividi, cioè, ha scelto proprio l'argomento. E poi ho visto che ha fatto anche video in cui andava a caccia di fantasmi. Io impazzisco per sta roba, cioè ragazzi, questo potrebbe essere uno dei miei nuovi youtuber preferiti di sempre, non sto scherzando. Io vorrei andare a vedere, perché non ho mai... Allora, certo, ho conosciuto Tessa Brooks, abbiamo parlato di Jake e Logan Paul, non posso dirvi nulla, però ne ho parlato con lei. Lei è molto carina, lei è davvero una ragazza molto 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 alla mano, molto carina, molto... una bella persona. Però ho sentito appunto molto parlare di Jake e Logan Paul, bla bla bla, i fratelli, quello che ha fatto Logan. Non commento nemmeno, perché si commenta da solo. Se non sapete di cosa sto parlando, basta fare una ricerca veloce su Google, Logan Paul scandal, e trovate tutto. Non mi pronuncio perché insomma, potete immaginare che cosa penso, davvero di cattivo gusto. E i provvedimenti che ha preso YouTube sono ancora poco, secondo me. Comunque voglio andare, no, però appunto ripeto, ho visto soltanto un pezzo del video che ha fatto questo scandalo orribile, ma non ho mai visto un video di questi due ragazzi. E non so se guardare Logan o Jake. Cerchiamo Logan, visto che l'abbiamo menzionato. Ecco, basta cercare Logan ed esce Logan Paul. Andiamo a vedere Logan Paul Vlogs. Ok, quindi fa vlog? Fa solo vlog? Non sapevo facesse solo vlog. Per 18 milioni di iscritti, quindi direi tanti. Direi davvero, davvero tanti. Andiamo a vedere. Non so chi sia KSI. Ma... Oh, goddamn! If you thought the last press conference was a disaster, this one was a major disaster. Ok, confermo, non è esattamente il mio stile, per me è troppo... Oh yeah, non lo so, lo vedo troppo convinto, non mi piace Logan Paul, però, cioè, mi sembra simpatico, devo dire la verità, però forse cerca di essere un po' troppo sopra le righe per far successo, però evidentemente gli riesce molto molto bene, perché 18 milioni di iscrizioni, 487.000 like... È proprio vero che qualsiasi tipo di pubblicità è buona pubblicità alla fine, mi sembra, però non è un canale a cui mi iscriverei, ecco, ma non ho visto nulla, quindi andiamo, vediamo un altro video, perché magari mi sbaglio, quindi vado sul suo canale, videos, be a Maverick, so che questo è un po' il suo motto, Logan Paul reads mean tweets. Yo, what's up, Lo Gang? So, a bit of a different video today. Remember the time we all had no idea who Logan Paul was? Ah, the good old days. Yeah, the good old days. Oh, shit. I wish, dude. I used to be a normal kid. Now I'm just a fuck bud. Imagine being as dumb as Logan Paul.
got a 4 right at college. 4.7 GPA in high school. No, but you're right, because as smart as I am, I can also be a fucking dummy sometimes. Ok, non lo so, confermo, forse, cioè a tantissimi sicuramente piace, però non è il mio stile, mi sembra un pochino troppo convinto, non mi piacciono le persone così sicure di se stesse. In realtà no, non è questo, mi sembra un po', forse mi sembra un po' arrogante, mi dispiace dirlo, non voglio essere cattiva, però mi sembra forse un po' troppo così, convinto e non mi piace chi non si mette in discussione, però c'è anche da dire che ho visto un video neanche, cioè due pezzetti di suoi video, quindi non, in realtà non, e poi confermo che non si può assolutamente conoscere le persone tramite un video. Tanti youtuber che ho conosciuto in video sembra che si credano chissà chi, sembrano antipatici e poi dal vivo sono le persone più alla mano del mondo, e viceversa ho conosciuto youtuber che nei video sembrano così simpatiche, così simpatici, così alla mano, poi li vedi e sono i primi che ti squadrano così e tutti falsi e ti scrivono i messaggi. Quindi in realtà appunto lui magari è una persona molto buona e genuina, non posso saperlo, però i video non sono esattamente il mio stile, ecco. Quindi sì, questo direi che per oggi è quanto. Spero vi sia piaciuta questa mia idea di fare questo video, a me è piaciuto molto, aspettate che molto professional, muovo la videocamera, no, ma mi è piaciuto molto filmare questo video per voi, mi è piaciuto scoprire questi canali con voi, alcuni mi sono piaciuti davvero davvero tanto. Se volete un altro video del genere scrivetemi e soprattutto commentate se chi volete che io scopra su YouTube assieme a voi, quindi se volete un secondo video di questa tipologia dovete scrivermi anche i canali che devo guardare, ok? Quindi questo è tutto, mia family, vi mando un bacio enorme, vi voglio bene, oggi che vedrete questo video è lunedì, per me è domenica, voi lo vedete domani che è lunedì, e noi ci vediamo quindi domani con un nuovo video, martedì, bacio grandissimo, ciao!